Roberts che pensa per un attimo al tiro, poi ci ripensa, va sotto da Diliegro il giretiro per Diliegro con fatica, ma arriva anche il primo canestro della partita per la Menzana. A servire Bryant, entrato al posto di Borzato, la finta di tiro di Bryant, l'assist per Diliegro, altri due punti facili per Dein. Attacco per Siena, Raspino che ha preso il posto di Raymond, Diliegro spalla canestro contro Gigli, l'assist per Cucilla, il suo taglio, Raspino lì non può fare niente. Bryant in attacco per Siena, lo scambio con Cucci, ancora Bryant, il suo palleggio, si butta dentro Bryant, l'appoggia al tabellone, gran canestro per Daryl, track Bryant. Il pallone e poi il tiro siano stati quasi contemporanei, e comunque va bene così perché va a realizzare Bryant. Attacca Bryant, adesso il mismatch è con Udom, Raspino si butta fino in fondo, la stoppata di Udom, il recupero di Borzato, Bryant è già dalla parte opposta, Bryant l'appoggio al tabellone, il canestro comodo per Bryant, Bulleri franco bollato su Bryant per negargli la ricezione, è fino a terra Cucci, Roberts penetra, scarica fuori per Borzato, forzato da tre punti, Borzato la bomba, Bulleri la difesa per negare la ricezione di Bryant, ricezione che arriva in qualche modo, Bulleri prova comunque a tuffarsi, palla per Cucci, il tiro dalla media di Valerio Cucci che va segno. Tana Udom con tanto spazio, Udom si butta dentro, nonostante una piccola esitazione riesce a trovare l'equilibrio, il modo e il tempo per appoggiare al tabellone il canestro. Bryant, siamo già dalla parte opposta, la palla arriva a Roberts per il tiro da tre punti di Roberts che va a segno. Roberts per Ranuzzi che ha un po' di vantaggio, Ranuzzi cerca un extra pass, fuori addirittura per Diliegro, da tre punti Diliegro, la bomba che non ti aspetti di Dein Diliegro. Minuti da giocare, Borzato, il tiro è sbagliato, si lotta a rimbalzo Ranuzzi, Roberts in attacco per Siena, Ranuzzi la finta di tiro, si butta dentro Ranuzzi, palleggia, arresto, tiro, canestro per Alex Ranuzzi. Siena si infrange contro il muro difensivo di Ferentino, stavolta trova un bel pertugio. Il consigliato per Roberts, Roberts ancora, palleggia, arresto, tiro, canestro per Chris Roberts. Adesso Ferentino scappa via perché è 56-38 il punteggio. Roberts con una tripla inventata riesce a fermare parzialmente l'emorragia. Sì, beh, i giocatori di Ferentino riescono a rendersi pericolosi, mentre anche Siena trova un buon canestro. Partita assolutamente in ghiaccio per una Ferentino in totale controllo della partita. Dicevamo, questa partita emette una sentenza per la Menzana, mentre Borzato trova il canestro della, specialmente quando gli incontri si faranno ancora più ravvicinati. Menzana adesso in attacco, trova la bomba con Chris Roberts. Possibili spesso e volentieri gli allenamenti e la qualità degli allenamenti. Diliegro intanto, una delle più brutte, se non la più brutta uscita dell'anno della squadra di coach Ramagni, che adesso torna in attacco con Roberts che mette a posto i piedi per prendersi questo tiro da tre punti che mette a segno. Bomba che ricaccia indietro la Menzana, 83-57, Diliegro la schiacciata da parte sua dopo aver fatto un po' a sportellate con una serie di avversari. Bryant ancora in attacco per Siena, profondo per Diliegro, la palla si arrampica sul tabellone, 83-61.